Buongiorno e benvenuti. Oggi abbiamo il piacere di incontrare Serena Tavernari e il nostro Potvox. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Ben arrivati. Grazie. Raccontateci un po' di voi, cos'è questa unione che si è creata tra voi. Entriamo subito un po', direi, nel vivo, no, di questa intervista. Perché secondo te, Potvox, perché unire la musica con le discipline olistiche? Beh, è una bella domanda e devo dire che nel mio caso non è avvenuta subito quest'unione. Io, così parlo un po' di me, faccio il musicista da circa 30 anni e pratico le discipline olistiche da quasi 15, ma ho visto a lungo le due cose come due momenti piacevoli, utili, indispensabili, ma paralleli. Fino a quando non ho incominciato a studiare di più, soprattutto alcune leggi di natura, e ho scoperto che la vibrazione è fondamentale. Tutto vibra, pensieri, parole, persone, oggetti, e dopo che ho scoperto che la musica era il veicolo più potente per trasferire le vibrazioni, quelle vibrazioni che poi creano la nostra realtà, il gioco è stato fatto sostanzialmente. Wow, però vorrei chiederti un'altra cosa, cosa intendi, dato che abbiamo parlato di discipline olistiche, e come lo spiegheresti, in parole semplici, in poche parole, a chi si avvicina per la prima volta oppure a chi è semplicemente curioso di questo mondo? Approfitto per questa domanda per fare due definizioni velocissime. La prima è un po' da manuale, la seconda è a modo mio e in più sfaterò alcuni luoghi comuni su queste discipline olistiche. La definizione da manuale è che è olistico ciò che ha come obiettivo il benessere generale di una persona, quindi non soltanto il fisico ma anche quindi corpo, mente e spirito. Non a caso holos è un termine greco che significa tutto, globale, no? La definizione a modo mio è sostanzialmente che noi abbiamo una grande moneta in tasca, che non è l'euro, ma sono le energie. Le energie che ci fanno vivere, ci fanno gioire o ci portano tristezza. Ognuno di noi ne ha un certo quantitativo che può aumentare o può diminuire. Le discipline olistiche usate bene ci portano ad aumentare le nostre energie. Questo non significa che le discipline olistiche annullano i problemi, ma ci danno una maggiore forza. Oppure siamo più consapevoli di ciò che toglie energie. Quando ci capiterà probabilmente a tutti di arrivare alla fine della giornata scarichi, con la sensazione di aver combinato poco, no? E poi di non dormire alla notte, ecco, con le discipline olistiche, che poi sono di vari tipi, e tra queste ecco anche l'esperienza con Serena che abbiamo fatto recentemente, hanno il potere di renderci più consapevoli. Parlavo di luoghi comuni da sfatare perché, e devo dire che anch'io ero tra queste persone, per molti le discipline olistiche sono un qualcosa magari anche di interessante, ma roba per gente che ha un sacco di tempo, che è un po' astratta, un po' alternativa, che fissa l'orizzonte, magari abbraccia un albero, mentre la vita di tutti i giorni è fatta di problemi, di bollette da pagare, di fatture da emettere e di code in autostrada. Ecco, non è così, nel senso che questa è la mia esperienza personale, mi capita di fare dei riti piuttosto potenti, olistici, anche coi mantra, per 5-6 minuti tra un treno e l'altro o prima di una riunione in ufficio, vi posso garantire che i risultati sono estremamente concreti e tutt'altro che astratti. E quindi la sinergia che si è creata con Serena, possiamo puoi presentarti tu, Serena, che ci dici come mai, chi sei un po', raccontaci brevemente questo nuovo approccio. Io, come detto, sono Serena Tavernari, mi occupo di cura e benessere della persona a livello fisico, energetico, emotivo da quando, insomma, dalla maturità in poi. E diciamo che il Covid è stato il punto di svolta, nel senso che per il lavoro che faccio, lavorando in banca, ho scelto di diventare coach professionista per cercare di aiutare la gente, le singole persone, l'individuo a raggiungere degli obiettivi che potessero essere di lavoro piuttosto che personali, di relazioni, per superare anche dei propri limiti. A fianco quindi del coaching, proprio per cercare di rendere più efficace il piano di azione del coaching, ho inserito la radiestesia e l'utilizzo dei fiori australiani, che ho sempre utilizzato ma che ho deciso di approfondire come modalità di utilizzo e come scelta attraverso anche la radiestesia. Quindi Serena, scusa, la radiestesia, per chi non ne conosce, non ne sa, spiegaci un po' in maniera, diciamo, semplice di cosa si tratta. Che la radiestesia è un altro aspetto dell'energia, utilizza sempre le energie con cui lavora anche Potvox attraverso le campane tibetane.
La radiestesia parte dalla rabdomanzia, dall'utilizzo che si faceva nel Medioevo di cercare gli oggetti con un legno all'epoca per cercare proprio il loro campo energetico, e così anche con la radiestesia attraverso l'utilizzo del pendolo o un radioestensor viene utilizzata la vibrazione del pendolo proprio per riequilibrare le energie del corpo. Quindi quelle energie che possono essere alzate con le campane, a volte però, come diceva Pottovox, quando alla fine della giornata ci sentiamo un attimo incriccati, diciamo che quei nodi, quel nodo di energie che si viene a creare, si può sciogliere attraverso anche l'utilizzo non solo delle campane ma del pendolo, e le due cose possono unirsi per potenziare ulteriormente gli effetti. Quindi da qui la vostra unione, il vostro incontro. Però hai detto un'altra cosa interessante: i fiori australiani, quelli in che modo ci possono aiutare? In cosa consiste anche questo? I fiori australiani sono delle essenze, più conosciute sono i fiori di Bach. I fiori australiani hanno la potenza del territorio da cui provengono, quindi il sole, il vento, e questi fiori hanno un'efficacia molto più immediata rispetto ad altri rimedi floreali. E che caratteristiche hanno? Quindi vanno a potenziare, a lavorare su quegli aspetti emozionali, fisici, su cui noi persone a volte siamo un po' più restii ad andare a lavorare, per cui vanno ulteriormente a potenziare il suono, le energie che vengono smosse dal suono delle campane e o dalla radiestesia. Prima Pottovox ha fatto poi riferimento al mantra, alla meditazione. In tutto questo percorso, dove insieme utilizziamo varie forme di intervento sulla persona attraverso il coaching, i suoni energetici delle campane tibetane, della musica, la radiestesia, i fiori, interviene la meditazione. La meditazione la porta avanti anche un padre della PNL, che è Daniel Goleman, e la meditazione serve proprio per cercare di uscire da quella ruota della quotidianità. Però Serena, mi permetto, come diceva prima Pottovox, siamo tutti troppo presi. Come possiamo riuscire ad utilizzare il nostro tempo nella meditazione, che di tempo non abbiamo mai? Posso farlo io? Ecco, su questo nasce la nostra collaborazione. Noi vogliamo proporre un nuovo tipo di meditazione che potenzi ulteriormente quelli che sono i nostri trattamenti, che è una meditazione, anche nonostante il termine un po' abusato, resiliente o sostenibile. Ovvero, siccome non viviamo in un mondo di monaci tibetani dove ci possiamo estraniare dal tutto per lavorare su noi stessi, noi proponiamo una meditazione da reiterare nel tempo, quindi da fare tutti i giorni per 7 giorni, almeno 10 giorni, 21 giorni. Dedichiamoci 5 minuti, che possono essere mentre sono in tram o in autobus, mentre sto passeggiando, mentre sto lavando i piatti. L'importante è che io abbia le cuffiette, in modo in quei 5 minuti da estraniarmi dal mondo e da rendere efficace i mantra, appunto, che proporremo nelle nostre meditazioni, che vorranno proprio scardinare quelle che sono situazioni che si protraggono nel tempo o convinzioni limitanti. Magari la cosa che chiediamo è poi di segnare su un taccuino quelli che sono gli effetti di queste meditazioni, in modo da poter lavorare insieme anche in presenza o online su questi effetti. E Pottovox, ti faccio una domanda allora: ma da dove quindi consiglieresti di iniziare il percorso olistico a una persona? Da dove voi volete consigliare, che vuole aumentare appunto la sua energia, il suo benessere? Beh, l'esperienza e la conoscenza di Serena sono già una risposta, nel senso che il consiglio che mi sento di dare è di incominciare da cose semplici. Ma cose semplici sono molte volte anche una passeggiata all'aria aperta, dove mettiamo a riposo lo smartphone per qualche minuto, stare a contatto con la natura, imparare a respirare, perché spesso nei nostri interventi olistici vediamo come la respirazione sia sempre molto superficiale e frettolosa. Quindi prendersi cura di sé, incominciare a volersi un po' più bene. Poi succede quasi sempre, è successo nelle mie esperienze già tanti anni fa e anche ora con la conoscenza di Serena, arrivano le intuizioni, arrivano le collaborazioni. E, in,
mi sento di fare due esempi che sono proprio tratti dalla mia esperienza. Il primo è stato il Reiki. Io avevo la tendenza, e ce l'ho tuttora, di prendere un po' quello che mi serve da varie discipline olistiche, con la musica, ovviamente essendo musicista, che fa da collante. Il Reiki è stato per me un buon inizio perché è la somma di meditazione, massaggi, sistema dei chakra, intesi come potenziamento e armonizzazione delle energie, numerologia, simbologia, perché anche i numeri, tutto ha vibrazioni, anche i simboli hanno le loro vibrazioni e possono produrre degli effetti nella realtà. Il secondo esempio è proprio Serena, dove abbiamo messo a fattore comune le nostre esperienze. Aggiungerei anche una grande passione, che è quella che ti porta a non guardare l'orologio, a sfruttare la pausa pranzo, un minuto in ufficio, eccetera, proprio per creare qualcosa insieme, che abbiamo già in parte un po' sperimentato e che, come ha detto Serena, si svilupperà poi prossimamente, che è la somma proprio della musica, della meditazione, della radioestesia. Il nostro obiettivo, penso di poter parlare a nome di Serena, sostanzialmente è, dopo aver fatto su di noi e fatto per anni esperienze, metterle a fattore comune. Molte persone non sono pienamente consapevoli di quanta energia sprecano, di quanta energia potrebbero creare. Noi, umilmente, senza ergerci a docenti, ma soltanto raccontando le nostre esperienze, portiamo le persone a dare, con un taglio molto pratico, come diceva anche Serena, stiamo parlando di pochi minuti al giorno, purché, questo lo aggiungo io, l'ha già detto lei, usati con un minimo di metodo. Termine disciplina olistica implica qualcosa che viene fatto senza sforzo, che le cose migliori, a mio avviso, sono quelle che riescono senza sforzi eccessivi, però con un metodo. Anche la notazione delle esperienze, come diceva Serena, è molto utile perché ci permette di conoscere meglio noi stessi. Hai parlato di musica, Podos, prima, e tornando alla musica, tu però sei soprattutto un batterista. Sì. Ma quindi... Poi invece ho visto che stai realizzando anche dei veri e propri concerti con le campane tibetane. L'hai detto come se fosse un difetto essere batterista. No, mi autodenuncio questa apparente confusione, è dovuta un po' anche alla mia età, nel senso che suonando da più di 30 anni sono... Nelle prime fasi specialmente è rimasto molto influenzato da mostri sacri del rock che ascoltavo da ragazzo, come Genesis, Pink Floyd, Led Zeppelin, e poi ho imparato nel tempo a liberarmi delle etichette, dei generi, e quindi attualmente faccio uscire semplicemente quello che scaturisce dalle mie emozioni, anche dal mio percorso olistico, tra l'altro. Quindi nel mio canale attualmente si trovano tre tipi di musica che hanno comunque un unico obiettivo, quello di far stare bene sostanzialmente chi ascolta. Innanzitutto tutta la musica è 432 Hz, che è una frequenza particolare, la faccio breve, viene chiamata la frequenza dell'armonia, nel senso che interagisce positivamente col nostro organismo. Quindi il brano può essere più o meno piacevole, interessante, ma fa bene, se piace ancora meglio, ovviamente. Quindi ci sono brani un po' più duri che traggono esperienza dal passato rock, che sono soprattutto un incitamento a essere attivi, a svegliarsi, a superare le paure. Ce n'è uno che è intitolato Met My Shadow, cioè ho conosciuto la mia ombra, un guardarsi dentro se stessi senza paure, perché molte volte conosciamo più l'esterno che noi stessi. Poi ci sono dei brani, questi è un termine che conoscono soprattutto i giovanissimi, che è la chill out music. Questa è un'esperienza interessante perché sono file da 60 minuti che uno deve mettere e apparentemente non ascoltare neppure. Si mettono in sottofondo mentre si studia, mentre si fanno i lavori di casa, mentre si stira, mentre si fanno altre cose. La musica però lavora, le energie musicali arrivano dove devono arrivare, creano rilassamento e soprattutto aumento della concentrazione, ad esempio per gli studenti. Il terzo è l'amore a prima vista mio, che è appunto la musica per campane tibetane. Sono degli strumenti stupefacenti, le campane, non mi sentirei neanche di definirli strumenti. Sono qualcosa di eccezionale e sono capitate nella mia vita nel momento giusto, proprio quando ho incominciato a entrare nel pieno delle attività olistiche. Se dovessi descrivere i benefici delle campane, probabilmente servirebbe un'intervista apposta, diciamo in estrema sintesi, che provocano uno stato di rilassamento e di benessere totale, permettono alle tossine di fuoriuscire da noi, aumentano la concentrazione, ottime contro l'insonnia, ottime contro i dolori articolari, ottime nel veramente è qualcosa di incredibile. La storia delle campane è altrettanto emozionante perché nascono più di 6.000 anni fa e il suono che emettono, appena uno lo sente, anzi invito tutti a provare un bagno sonoro per campane tibetane, è qualcosa di sconvolgente.
ti porta in un'altra dimensione, ti permette veramente di migliorare. C'è poi tutta una storia dietro le campane, le mie ad esempio ne ho 7, come sono 7 le note, come sono 7 i chakra, e eccetera eccetera. Ogni campana è battuta a mano con una lega di 7 metalli, dove ogni metallo rappresenta l'energia di uno dei 7 pianeti, il Sole, Marte, Mercurio. Nel suonarlo io realizzo dei concerti che io chiamo sinfonia divina, ma non per presunzione, perché è qualcosa veramente che va al di là della musica, che invito tutti a provare. Durano tra i 45 e i 60 minuti e, come dicevamo prima, si stanno rivelando molto efficaci nell'esperienza, nella collaborazione con Serena, perché non dimentichiamo che forse lo strumento musicale per eccellenza rimane la voce. Quindi le vibrazioni della sua voce con la meditazione guidata e con il sottofondo della campana tibetana, che in certi momenti prevale sulla voce, in altri momenti no, c'è una fase di meditazione finale dove è solo la campana, c'è la meditazione guidata di Serena che è solo voce, e questo fa veramente a mio avviso la differenza e permette di fare un percorso semplice che non porta via troppo tempo, ma che è estremamente efficace. Serena, andando in conclusione, quindi questo vostro incontro, come possono integrarsi allora queste discipline insieme? Cosa ci consigli? Che approccio dovremmo avere anche noi? Allora, l'approccio è quello appunto della disciplina olistica, disciplinata ulteriormente dal coaching, perché il coach è un allenatore e quindi noi, la singola persona affiancata da noi come allenatori, lavorerà su quelli eventualmente che sono i blocchi energetici che andremo a scoprire insieme, sia attraverso l'utilizzo delle campane della radiestesia, sia attraverso il dialogo con la singola persona, ma ultimo, non ultimo, tra quello che emergerà nelle energie che verranno sprigionate dalla meditazione costante, che è la prima espressione di disciplina che alla fine si può fare. E il 432 Hz è una cosa che abbiamo condiviso all'inizio subito, proprio per decuplicare, amplificare gli effetti della nostra meditazione, del suono delle campane, e quindi a questo punto direi che leggeranno nel link di descrizione alle nostre interviste, piuttosto che ai nostri reel, piuttosto che alle nostre meditazioni, dove contattarci sia insieme che singolarmente, in base al percorso che ogni singola persona potrà valutare di fare con noi sia insieme che singolarmente. Infatti, Serena, ho visto che avete soprattutto a Podox un canale YouTube molto attivo e siete aperte alle collaborazioni, quindi come possiamo fare per chi oggi si è incuriosito e vuole approcciarsi e conoscervi? Dunque, partirei proprio dal canale YouTube, perché oltre che essere un po' il diario di queste esperienze, è un vero e proprio laboratorio aperto, quindi in questo canale che si chiama Podox, che potete trovare tranquillamente, dove trovate già una prima esperienza con Serena. Tra l'altro è un canale che racchiude la musica, è diviso per sezioni, quindi musica per studiare, musica per meditare, musica sciamanica anche, molto particolare, suonata con percussioni, ma anche spazio alle collaborazioni, quindi chi vuole saperne di più, chi vuole collaborare, chi vuole approfondire può entrare in questo canale. In più ci trovate molto facilmente su Facebook e su Instagram, nel mio caso come Podox. Per me come Serena Tavernari. Poi io ho un cantiere aperto su un canale YouTube e su un podcast Spotify. Quindi ci farete sapere aggiornamenti. Certo, grazie di questa esperienza, anche per me nuova. Ci avete incuriosito, quindi vi verremo a trovare sicuramente sui vostri canali. Grazie ancora, buona giornata. Grazie.